Questo manuale, scritto con Alessandro Conti, raccoglie una sfida ed è una sfida legata all'eredità della tradizione filosofica, quindi qualcosa che viene dal passato, ma soprattutto all'eredità del nostro tempo, cioè all'eredità che noi vorremmo trasmettere alle generazioni future, filtrando quello che riceviamo dal passato e troviamo nel nostro presente. Le generazioni future ci chiedono a gran voce di prenderci la responsabilità del loro futuro e dobbiamo farlo. Il nostro modo di farlo è appunto quest'opera di selezione, di filtraggio, di elaborazione critica, che non mira all'esaustività, ma a isolare quei temi e quei problemi che pensiamo siano essenziali da trasmettere. Lo facciamo questo, abbiamo cercato di farlo, sul terreno più proprio della filosofia, che è quello della discussione. I fatti sono molto importanti e vanno accertati, ma vanno interpretati e una volta accertati non sono materia di discussione, così come non sono materia di discussione le reazioni emotive che troviamo per esempio sui social. In mezzo tra i fatti e le reazioni emotive c'è il grande, vasto territorio della discussione che riguarda proprio la filosofia, ma anche le questioni più importanti della nostra esistenza, dalla politica alla morale, al senso stesso del vivere. Ecco, se il nostro manuale aiuta ad argomentare, a costruire un'argomentazione pacata e persuasiva, avrà raggiunto il suo obiettivo e ce lo auguriamo.